appartamento in vendita in via Piacenza, in uno dei palazzi più belli e signorili di via Piacenza, porta blindata. Qui abbiamo questo pavimento alla paladiana. Il palazzo è veramente un bel palazzo. Ora vedremo poi anche il jolly di questa casa. Allora, entriamo subito in questo disimpegno d'ingresso. Poi, porte in legno, quindi la casa si presenta molto bene, qualche lavoretto da fare c'è, ma vedrete che è una bella casa, luminosissima e con uno spazio esterno meraviglioso, pur non essendo un piano basso. Quindi qui abbiamo il soggiorno con finestra, porta finestra, poi vedremo da fuori, soggiorno molto luminoso con la cucina a vista, divisa da questo murettino. Dotato di impianto di allarme, addirittura ha tutte le saracinesche blindate elettriche, aria condizionata, già i cassettoni tutti di ultima generazione, poi riscaldamento centralizzato con termovalvole e in più è dotato di un riscaldamento autonomo. Quindi ha due riscaldamenti, se uno non vuole usare quello condominiale si usa quello personale, così si gestisce i consumi al meglio. Quindi ampio soggiorno con angolo cottura, qui abbiamo una finestra, un'altra porta finestra, quindi veramente un bel soggiorno con cucina a vista, c'è molto sole quindi si scurisce l'obiettivo. Usciamo nel jolly di questa casa, dove abbiamo questa parte laterale di giardino della cucina, quindi è tutta una parte di aiuola, una parte poi invece con il cotto, questa parte qua invece con gli autobloccanti, magnifico, veramente un angolo di paradiso, vediamo un pochino, e qui siamo di nuovo l'altra parte di terrazzo dove si esce dal salone che abbiamo visto prima, tra l'altro tutte zanzariere, ripeto, serrande tipo saracinesche che si intravedono, elettriche, è un bel palazzo, questa è la vista aperta, in più completa la proprietà una grande cantina asciutta e un posto auto di proprietà davanti al portone. Quindi ultimiamo diciamo lo spazio esterno, poi entriamo e vediamo la zona notte. Quindi qui c'è tutta la parte di aiuola molto curata. Qui invece la parte dietro, che è comunque sempre comoda, in cotto e autobloccanti, con tutte le griglie, eccetera, eccetera. È un secondo piano, ma espone poi alla fine come un quarto, perché già al palazzo praticamente gli appartamenti partono già da un secondo piano, e a sua volta questo è il secondo piano di questa scala. Quindi entriamo nel soggiorno, che abbiamo visto prima, ci siamo soffermati, laggiù c'è l'ingresso, poi qui questo disimpegno con un bel armadiatura e abbiamo qui frontale il bagno, porte di qualità in legno massiccio, quindi uno volendo le può lasciare così tinta legno, le può riverniciare bianche, fa quello che vuole, quindi serramenti di ottima qualità, porte anche, il bagno è ordinatissimo, come vedete anche qui doppio impianto, doppio calorifero, poi abbiamo qui pavimento originale in parquet, qui ci sta un armadio molto grande, qui esponiamo dove abbiamo visto fuori nel retro, quindi molto silenziosa sicuramente, le porte sono stupende, pavimenti, chi non piace la paladiana può posare sopra un parquet, e qui la seconda camera anch'essa molto grande. Qui appunto c'è una camera a ponte con la scrivania, bella ampia, anche qui zanzariere, doppi caloriferi, tutte le tende, palazzo in cemento armato, ripeto, palazzo molto bello, la cantina rimane, mi sembra, un piano sotto, comunque poi troverete tutte le informazioni, e ripeto, posto auto di proprietà, oltre che il condominio ha anche dei posti auto. Condominio riservato con sbarra, quindi è defilato da via Piacenza, quindi molto silenzioso. Quindi ripercorriamo camera, una delle due camere, la seconda camera,
bagno centrale, disimpegno, l'ingresso e la zona giorno con il giardino. Faccio vedere l'uscita di qui del terrazzo, così si vede di nuovo bene l'esposizione. Eccola, si intravede via Piacenza, poi questa qua attraverso la sbarra, è un condominio veramente privato. Qui si fanno delle belle cene, barbecue, direi che non manca nulla, questo spazio te lo godi 6 mesi l'anno, forse di più, e direi che la casa è ultimata. A presto!